Buongiorno, come tutti voi, anch'io sono distanziato dalla comunità dentro casa e cerco con gli amici del direttivo e i nostri esperti di continuare in una maniera inedita, nuova, il contatto con la nostra comunità. Italia Nostra, ve lo sapete, è un'organizzazione militante che ha bisogno di, insomma, esprimere il proprio parere, le proprie lotte su tutto quello che è utile per difendere il nostro patrimonio e il nostro paesaggio. In queste condizioni, naturalmente, tutto questo diventa molto più difficile. Abbiamo pensato perciò di chiedere ad una serie di amici, di soci, del direttivo, esperti, di fare delle brevi comunicazioni che affidiamo al nostro canale YouTube per mantenere con tutti voi un contatto e per continuare nella nostra azione di divulgazione dei valori della nostra memoria e di impostazione delle tematiche sulle quali torneremo al più presto tutti insieme. E questa volta, diciamo, mettendo in gioco anche i nostri corpi, non solo la nostra immagine. E questo è un semplice video di illustrazione di un ciclo che abbiamo impostato di piccoli filmati che i vari esperti produrranno per metterli in rete e per continuare in forma diversa la nostra attività. I nostri eventi, le nostre presentazioni. Naturalmente quella resta in piedi, abbiamo preparato il nostro cartellone di incontri che però naturalmente è subordinato alla disponibilità della biblioteca, la quale oggi è chiusa come tutti i locali pubblici. Io spero che tutti voi a casa stiate coltivando i nostri comuni interessi e siamo a vostra disposizione per qualunque informazione sulle nostre attività e sulle nostre battaglie che, ripeto, in queste nuove forme proseguono. Stiamo impostando il rilancio della grande battaglia della Filanda, proprio prima che scoppiasse l'annuncio di questa epidemia, avevamo programmato una importante riunione con le altre associazioni, la riprenderemo al più presto. Stiamo rilanciando, ne produrremo un quaderno con i contributi dei vari esperti, la questione dell'Immacolatella e quindi della presenza della figura di Caffè, dell'economista Caffè nella nostra città. Stiamo approfondendo la questione del verde urbano, degli alberi in città, della presenza storica del pino d'Aleppo e anche su questo avremo dei contributi specifici. E in generale tutte le questioni relative al patrimonio storico e vegetazionale della nostra città sono all'ordine del giorno. È ancora aperta la battaglia sull'area del Rampigna, che è la vecchia necropoli di Ostia Terni e per la quale noi non ci rassegniamo, soprattutto alla luce dei nuovi ritrovamenti che ci sono stati di vestigia della fortezza in occasione dei lavori ferroviari. Come vedete, la nostra agenda è sempre molto piena e io spero che voi possiate, attraverso questi piccoli ma significativi contributi che i nostri soci e i nostri esperti ci forniranno, sentirvi sempre più uniti e solidali con Italia Nostra. Grazie e buon soggiorno nelle vostre case e a presto, arrivederci.